Il tema di questa mattina è la libertà dei figli di Dio. I testi che abbiamo noi raccolti e che potete leggere nel salone, in segreteria, abbiamo messo la parola di Dio che ci ha dato questa settimana, sono tratti in gran parte dalla lettera ai Galati. Proprio io voglio leggere in epigrafe di questo insegnamento, il capitolo quinto della lettera ai Galati, proprio il versetto 13, per non dilungarci, i primi tre versetti. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, perché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Iniziamo con questo termine, con questa parola così bella, la libertà. La libertà, una parola che ha una profonda risonanza dentro di noi, soprattutto quando viene pronunciata in una massa di persone. La libertà. Siamo finalmente liberi. Perché la libertà è un'esigenza nostra, è un'aspirazione nostra che facilmente perdiamo perché siamo stati costituiti da Dio uomini liberi, perché fatti a sua immagine e somiglianza. Per cui quando un individuo o una massa è oppressa, viene menomata dalla propria libertà, o di pensare, o di sentire, o di muoversi, e viene uno che grida libertà, libertà, tutti lo seguono. Quando c'è un uomo che promette libertà agli oppressi, quest'uomo ha un seguito enorme, come è avvenuto in tutti i tempi, come può succedere anche adesso. Per questo la libertà è un'aspirazione dell'uomo, ed è aspirazione dell'uomo perché spesso questa libertà viene impedita di manifestarsi, viene impedita di realizzarsi, con danno proprio, con danno della collettività. E allora vorrei trattare brevemente della libertà nostra, perché la libertà in senso generale è un tema vastissimo. C'è la libertà individuale, c'è la libertà civile, c'è la libertà religiosa, c'è la libertà politica. Però si tratta sempre di libertà. Qualunque schiavitù è limitazione della libertà, perché nella schiavitù, qualunque sia la schiavitù, noi non siamo più liberi di agire. E allora, sul piano individuale, io vorrei parlare della libertà come prerogativa dell'uomo, costitutivo dell'uomo, come poi esigenza dell'uomo, poi come impegno dell'uomo. Cioè lo vorrei considerare come dono costitutivo dell'uomo, dato da Dio, poi come esigenza pratica dell'uomo, poi come impegno dell'uomo. Cioè l'uomo è veramente uomo
quando è libero. L'uomo esige di essere libero. L'uomo deve impegnarsi a mantenere la sua libertà e ad essere libero. Su questi tre punti io porto la riflessione di questa mattina. Un testo classico sull'argomento, possiamo trovarlo nell'insegnamento magisteriale della Chiesa, nella Gaudium et Spes, dove si parla della libertà dell'uomo. Noi lo trattiamo questo tema sotto il profilo spirituale proprio nostro, in breve. È un dono dato da Dio, è costitutivo dell'essere umano, il quale essere umano si può definire ens liberum, l'essere libero. Ed è la meraviglia della creazione, è la perla rarissima, rarissima, che si trova nell'universo, propria dell'uomo. Dio è libero, ci comunica la sua libertà, perché noi siamo fatti all'immagine e somiglianza di Dio. Dio è libero perché sceglie, perché è determinato nel bene, non è attratto dal male, tutto l'essere è in suo possesso, per cui è pienamente libero. Libero in se stesso, libero nel creare, perché crea nella libertà. L'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio è creato libero. In atto, però, questa libertà è posseduta soltanto dall'uomo. È la perla bellissima che si trova in tutto l'universo e che possiede l'uomo, e la possiede ora nel tempo. Difatti, Dio si è libero, c'ha la libertà massima, però non ha la libertà di aderire al male. Lo vedremo che questa è una menomazione della libertà a causa del peccato, ma in atto, come noi siamo noi adesso, l'uomo è libero, libero di aderire al bene, di aderire al male. Usando questa sua libertà può anche aderire al male, ma questo è un male già perché è causa del peccato, questa inclinazione al male. Gli angeli del cielo sono stati confermati nella grazia di Dio, per cui non possono scegliere il male. Essi aderiscono al bene, partecipano della libertà di Dio. In pieno non hanno il peccato, però in atto essi sono quasi necessitati a volere il bene perché sono stati stabiliti nel bene. Possono scegliere, la loro è una scelta libera, però non aderiscono al male. I demoni aderiscono al male, non possono aderire al bene, sono legati al male. Gli esseri della terra, gli animali, seguono l'istinto. Le piante seguono una legge di natura, si sviluppano secondo natura, non possono muoversi, non possono modificare il loro sviluppo. Per cui tutto considerato, soltanto l'uomo è libero, libero della libertà di contraddizione cosiddetta e di contrarietà. Io posso scegliere il verde, il rosso, ossia tra i beni posso scegliere quello che voglio. Posso uscire di mattina, posso uscire di sera, posso vestirmi di bianco, posso vestirmi di verde o di rosso. Posso scegliere un fiore
una rosa, un garofano, posso scegliere una perla, posso scegliere un brillante per adornarmi, posso scegliere una strada, posso scegliere un'altra strada, sono libero. Questa libertà è data come perla all'uomo ed è una perla che l'uomo possiede nel tempo, perché verrà tempo in cui l'uomo non sarà più libero. O aderisce al male e andrà con i demoni, o aderisce al bene e andrà con gli angeli del cielo, ma non sarà più libero di scegliere il bene e il male. Per cui è una perla che Dio ci ha dato e che noi possiamo giocare, una carta che possiamo giocare. Dio, quando ha dato questo dono all'uomo di determinarsi verso il bene e il male, ha corso un rischio, e questo rischio costò a Dio la rovina del piano che aveva prestabilito. Il piano che aveva prestabilito nel paradiso terrestre, quando aveva dato il dominio di tutte le creature all'uomo. Dio sapeva che l'uomo avrebbe giocato male questa libertà, eppure non negò la libertà all'uomo, perché l'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. Lo ha costituito sovrano su tutte le cose. L'uomo giocò male la sua libertà, si lasciò persuadere dal maligno e aderì al male. Volle diventare simile a Dio, ciò che è male, e per questo fu precipitato qui sulla terra, cacciato dall'Eden. Ma Dio non gli toglie la libertà. Però Dio corse un rischio, e diciamo così in termini umani, pagò questo rischio con la rovina del suo piano. È vero che Dio restaurò il piano attraverso Cristo in una maniera più eccellente, per cui la sua misericordia risplende meravigliosa nella creazione e ancora più meravigliosa nella redenzione, come canta la Santa Madre Chiesa. Questa libertà adesso dobbiamo calarla così nella nostra realtà, è un'esigenza nostra rimanere liberi. Quando l'uomo viene oppresso sente il bisogno di liberarsi perché è libero, però Dio vuole che questa libertà noi la usiamo per il bene. Cioè la libertà ci è stata donata non perché l'uomo aderisca al male, ma perché l'uomo libero scelga il bene, aderisca al bene. Ecco perché ci viene data la libertà. Quando venne il peccato in questo mondo, questa capacità di scelta è stata menomata, perché l'uomo è stato inclinato al male e all'errore. Noi abbiamo subito un colpo nella mente, per cui siamo esposti all'inganno, all'errore, e un colpo alla volontà, per cui siamo esposti al male. Dice bene la Scrittura, Dio che parla proprio del diluvio: adesso comprendo che l'uomo fin dalla sua adolescenza è inclinato al male, il cuore dell'uomo è inclinato al male, per cui noi siamo inclinati al male, nel senso che dobbiamo fare uno sforzo per aderire al bene, mentre non dobbiamo fare nessun sforzo per aderire al male, perché facilmente siamo portati, sfiancati come siamo, al male. E allora, fratelli e sorelle, ecco che Gesù viene e ci dà l'aiuto della grazia. La grazia è un correttivo del peccato, di quella inclinazione che Dio ha permesso che avvenisse in noi
verso il male. Ci ha dato la grazia risanatrice. E questa grazia risanatrice ce l'ha donata in Cristo Gesù, l'uomo veramente libero. Aderendo a Gesù e imbevuti dello Spirito di Gesù, noi siamo di nuovo in equilibrio. In questo equilibrio possiamo scegliere il bene per quell'inclinazione che mette la grazia dentro di noi verso il bene, per quell'aiuto che ci dà la grazia di determinarci al bene, possiamo ancora scegliere il male, perché Dio non toglie mai la libertà, perché è nella scelta il nostro merito. Ecco, posto davanti a te, dice Dio nel Deuteronomio a Mosè, ho posto davanti a te il bene e il male, la vita o la morte. Tocca a te scegliere. Ma tu, Israele, scegli la vita, scegli il bene, e allora aderisci a Dio, perché tu possa vivere in eterno. Fratelli e sorelle, Cristo ci ha chiamato la libertà. Spesso Gesù dice, la libertà vi rende liberi. Lui è la libertà, perché Cristo ci ha liberati dalla schiavitù. La schiavitù del peccato, la schiavitù di Satana, la schiavitù della carne. La carne sì, può ancora militare contro lo spirito nostro, per l'istinto che noi conserviamo, ma Cristo con la grazia ci dà il potere di dire no all'uomo vecchio e aderire all'uomo nuovo. Possiamo rimanere ancora schiavi del peccato, ma la grazia ci risolleva. Possiamo essere esposti alla seduzione del mondo, il grande nemico, ma la grazia di Dio ci dà una forza di resistere all'attrattiva del mondo. Possiamo essere sedotti dal maligno, tormentati dal maligno, tentati dal maligno, ma la grazia di Dio ci viene incontro e noi possiamo evadere dalle morse del maligno. Il Signore ci ha chiamati alla libertà e ci ha liberati perciò dalla schiavitù. La schiavitù della carne, la schiavitù del mondo, la schiavitù del maligno. Siamo di nuovo liberi in Cristo Gesù. E siamo liberi perché ci ha dato il suo Spirito, che è lo Spirito suo, lo Spirito di Cristo. Per questo è scritto, ubi spiritus, ibi libertas. Dove c'è lo Spirito Santo, ivi c'è libertà. Per questo Paolo dice, Cristo ci ha liberati, perché restassimo liberi. Noi possiamo ricadere nella schiavitù, nella schiavitù di noi stessi, dell'uomo vecchio, nella schiavitù del maligno, nella schiavitù del mondo. Ecco perché dobbiamo lottare per mantenerci liberi. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. E poi nel versetto 13 dice, voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, perché questa libertà, purché questa libertà, non divenga un pretesto per essere libertini e vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate servizi gli uni degli altri. Ecco che la libertà mira all'amore, mira alla carità. L'amore che è la perfezione dell'essere umano, perché tutti i precetti dati da Dio si risolvono, come dice appresso Paolo, nell'amore. Infatti dice, tutta la legge trova la sua pienezza in questo precetto, amerai il prossimo tuo come te stesso. Colui che ama il prossimo è libero, ossia realizza la libertà. Colui che ama Dio realizza la libertà, la pienezza della libertà. Ora non dobbiamo così confondere la libertà con il libertinaggio, per cui la libertà non soltanto è un dono di Dio, non soltanto è un'esigenza nostra,
ma è anche un impegno nostro. Come dice qui l'Apostolo, mantenetevi liberi. È un impegno a mantenersi liberi, lottando. Si lotta contro la carne, si lotta contro il maligno, si lotta contro il mondo per poter essere liberi, per conservare questa perla che viene insidiata, che vuole essere posseduto dall'uomo vecchio per essere libertino, vuole essere posseduto dal mondo perché ne faccia scempio, vuole essere posseduto dal maligno. Ma ci dice il Signore: non vogliate gettare la vostra perla ai porci. E allora tutta la lotta è per conservarci liberi. Conservarci liberi vivendo nell'amore. Nell'amore per Dio, nell'amore per il prossimo, nella sottomissione a Dio, nella sottomissione reciproca. Allora è che noi conserviamo la nostra libertà. Può sembrare un paradosso, ma è la verità. Noi perdiamo la libertà quando siamo così desiderosi di fare quello che vogliamo. Perdiamo la libertà, creiamo schiavi del nostro io, schiavi della nostra passione, del nostro egoismo. Mentre siamo liberi quando ci sottomettiamo gli uni agli altri, perché ci sottomettiamo alle leggi di Cristo e facciamo vincere all'amore, perché è l'amore che rende liberi. A noi sembra di essere liberi quando possiamo avere qualsiasi opinione, quando possiamo aderire anche all'errore, mentre è la verità che ci rende liberi, come dice Gesù, è la verità che vi rende liberi. Il Figlio dell'uomo vi rende liberi. Non cadete più schiavi, ci dice Gesù nel Vangelo. Io vi rendo liberi. La verità io sono e vi rende libero. Rendo libero qualunque uomo che aderisce alla verità. Detto questo come premessa, diciamo, dottrinale, adesso andiamo alla pratica. Come osservare e conservare la nostra libertà. Le insidie, come vi dicevo, vengono da tre punti. Vengono dalla carne, vengono dal mondo, vengono dal maligno. Però l'organo attraverso cui il mondo agisce in noi e attraverso cui il maligno agisce in noi è sempre la carne, cioè l'uomo vecchio, che viene tradotto nella Bibbia moderna egoismo. Là dove trovate carne, la Bibbia moderna, traduzione concordata, traduce egoismo. L'egoismo, cioè Dio, è il nemico di Dio ed è il nemico della libertà, perché la massima schiavitù si ha quando noi siamo preda di noi stessi. Ecco perché subito dopo Paolo, parlando della libertà, prima ci dice: state attenti a volervi bene. Uno, a volervi bene, perché la libertà si conserva nell'amore. E aggiunge di questo: ma se voi vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vuol dire che c'era una grande mormorazione qui nelle chiese della Galazia, come la mormorazione alligna in tutte le chiese, parlando agli Efesini, parlando ai Colossesi, parlando ai Filippesi. Paolo mette in guardia contro la mormorazione, contro la maldicenza, soprattutto parlando ai Corinti, mette in guardia contro la maldicenza, contro le passioni. Qui ai Galati dice: voi state cedendo, perché minacciate di distruggervi gli uni gli altri, di divorarvi, che resterà di voi una poltiglia.
Se continuate su questa strada, voi vi mordete gli uni gli altri. Vi distruggete, vi maciullate. Ecco perché, per diventare liberi, bisogna che noi restauriamo l'amore in mezzo a noi. Perché a furia di dichiararci liberi, siamo sempre più schiavi, fino al punto di divorarci gli uni gli altri e di venire meno al precetto dell'amore. Poi Paolo incomincia a analizzare tutte le manovre che facciamo contro la libertà. Una volta liberi, noi cadiamo di nuovo schiavi e diventiamo schiavi quando ci vogliamo dichiarare liberi. È un'illusione del maligno. Crediamo di manifestare la nostra libertà, invece diventiamo schiavi di noi stessi. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito, perché lo Spirito è libertà, e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. Ecco, Spirito e carne sono in contrapposizione. Lo Spirito porta la libertà. Ubi Spiritus, ibi libertas. Dove c'è lo Spirito, ibi c'è libertà. Dove c'è il dominio dello Spirito, ivi c'è la massima libertà. Dove invece c'è la carne, c'è la schiavitù. E allora, camminate secondo lo Spirito, secondo la legge dello Spirito, che è legge di amore. Amore a Dio, amore al prossimo. E non sarete portati a soddisfare i desideri della carne e diventare di nuovo schiavi. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito. E lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose, Spirito e carne, si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Dunque c'è un'opposizione radicale tra carne e Spirito, tra le voglie dello Spirito e le voglie della carne. Adesso vedremo un po' quali sono le voglie della carne e le voglie dello Spirito, perché c'è opposizione tra di loro. Seguendo la legge dello Spirito, noi andiamo verso la libertà dei figli di Dio. Diventiamo uomini liberi come Cristo è uomo libero. Seguendo invece gli istinti della carne, le voglie della carne, diventiamo schiavi in quella schiavitù in cui ci ha collocato il peccato. Ma se voi vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge della carne. Del resto le opere della carne sono ben note. Quali sono le opere della carne? Quelle che rendono l'uomo schiavo. L'uomo si crede libero di fare quello che vuole e diventa schiavo. Ecco, sono fornicazione, impurità, libertinaggio. Sono opere carnali nella sfera della sessualità. Poi idolatria, stregonerie, sono due vizi che ci portano nel mondo dell'occulto, del magico, in cui noi possiamo cadere perché vogliamo sapere cose nuove, perché vogliamo ricorrere a mezzi nuovi, lontane da Dio. Poi abbiamo la famigliola cattiva, composta da 7 individui. Inimicizia, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidia. E allora sono, diciamo, le 7 sorelle, con un fratello di dissenso, comunque sono 7.
inimicizia, discordia, gelosia, dissenso, divisione, passione, invidia. Poi abbiamo altre due, ubriachezza, orge e cose simili, cioè tutto ciò che ci porta a diventare come animali, ossia la degradazione dell'uomo. Tutte queste cose sono contrarie allo spirito. Vi preavviso circa queste cose, come già ve l'ho detto tante volte, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. E allora che significa tutto questo? Non può appartenere al regno di Dio, non può entrare nel regno di Dio né chi pratica fornicazione, né chi pratica impurità, né chi pratica libertà, libertinaggio, né chi pratica idolatria o stregoneria, né chi pratica inimicizia, né chi pratica discordia, né chi pratica gelosia, né chi è in dissenso col proprio fratello, chi divide i propri fratelli, i faziosi, chi nutre invidia. Tutte queste cose impediscono l'ingresso nel regno di Dio. Sono messe tutte cose insieme. Ci impedisce l'appartenenza al regno di Dio, come la fornicazione, così la gelosia, come la impurità, così l'invidia, come la stregoneria, così la divisione. Sono tutti messi insieme queste 12 opere della carne. E allora vivete secondo lo spirito. Vediamo adesso la libertà che noi acquistiamo nello Spirito Santo, il quale fruttifica dentro di noi e produce. Dunque lo Spirito produce questi frutti. Non sono virtù da praticare, ma frutti che maturano nell'uomo virtuoso, nell'uomo che ha la fede, la speranza, la carità, nell'uomo pieno di Spirito Santo. Lo Spirito produce questi frutti, e cioè produce innanzitutto l'amore, l'agape, l'amore, cioè andare verso il fratello, amarlo, unirsi al fratello, agape, la gioia di stare insieme, la gioia di Dio, la gioia dell'amore, la pace vicendevole, la pace dentro di noi, la pace con Dio, la pace nella comunità, la pace con tutti. La pazienza produce la pazienza, produce la benevolenza, l'essere benevoli con tutti. Produce la bontà, produce la fedeltà a Dio, la fedeltà a Cristo, la fedeltà al fratello, la fedeltà all'uomo, la fedeltà al Vangelo, la fedeltà ai propri impegni. Produce la mitezza, l'essere miti, beati i miti di cuore, perché possederanno la terra. Produce il dominio di sé, il controllo di sé, la purezza. E contro queste cose non c'è legge, non c'è bisogno di legge, perché la legge è l'amore. E allora noi diciamo che chi è libero, ama. Chi è libero, alla pace.
Chi è libero ha la gioia. Chi è libero è uomo benevole. Chi è libero è buono. Chi è libero è fedele. Chi è libero è mite. Chi è libero ha il dominio di se stesso. Oppure, al contrario, chi ha il dominio di se stesso è libero. Chi è mite è libero. Chi è fedele è libero. Chi è buono è libero. Chi è benevolo è libero. Chi è paziente è libero. Chi è nella pace è libero. Chi gioisce è libero. Chi ama è libero. E ancora al contrario. Chi è invidioso è schiavo. Chi è fazioso è schiavo. Chi dissente è schiavo. Chi divide è schiavo. Chi è geloso è schiavo. Chi ha il fomito della discordia è schiavo. Chi pratica stregoneria è schiavo. Chi pratica il libertinaggio è schiavo. Chi pratica l'impurità è schiavo. Chi pratica la fornicazione è schiavo. E allora i termini sono chiari. O camminiamo secondo la carne o camminiamo secondo lo spirito. Vogliamo essere liberi? Vogliamo impegnarci a mantenerci nella libertà che Cristo ci ha dato? E allora pratichiamo la legge dello spirito, che è la legge dell'amore. Amare Dio sopra ogni cosa, amare il prossimo come noi stessi. Ora quelli che sono in Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le passioni e i desideri. Ecco la conseguenza. Coloro che sono in Cristo Gesù, coloro che sono liberi dalla schiavitù della carne, questi hanno crocifisso le loro passioni e i loro desideri. Le passioni della mente, le passioni del cuore, le passioni della carne. Se pertanto viviamo dello spirito, camminiamo anche secondo lo spirito. E allora vivere secondo lo spirito e vivere secondo libertà. Io mi fermo qui un momento. C'è tanta materia di riflessione. Ognuno di noi deve domandarsi: sono libero o sono schiavo? E può darsi una risposta. Esaminati sui frutti della carne, sui frutti dello spirito. Se tu riscontri in te le opere della carne, sei uno schiavo. Se riscontri in te i frutti dello spirito, sei libero, hai la libertà, sei cittadino del regno, appartieni a Cristo. Coloro che appartengono a Cristo hanno crocifisso le loro passioni, il loro io innanzitutto. Si sono resi miti, imparata da me che sono mite d'umile di cuore. Si sono conformati a Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò una cosa gelosa davanti a Dio l'essere figlio di Dio, ma spogliò se stesso e divenne obbediente fino alla morte. L'obbedienza contrassegna la libertà. Chi è obbediente, chi è sottomesso, è libero. Chi è disobbediente è schiavo. Chi fa di testa sua è schiavo della sua testa. Chi fa secondo la testa di Dio è libero. Vedete come siamo quasi in contraddizione. Crediamo di essere liberi quando siamo schiavi e crediamo di essere schiavi quando siamo liberi.
perché confondiamo libertinaggio con libertà. Quando confondiamo autonomia con sottomissione, la sottomissione a Cristo o la sottomissione reciproca significano libertà. L'obbedienza, l'ordine, la disciplina sono libertà, perché ci impediscono di cedere al nostro libertinaggio. Interroghiamoci sulla legge della libertà. Non c'è bisogno di spendere ancora parole. Ognuno di noi esamini se stesso. Siamo il prossimo mio come me stesso. Se io sono sottomesso a Dio in tutto, accetto Dio in tutto. Se io sono sottomesso al fratello, mi accetto il mio fratello. Sono sottomesso alla comunità, mi accetto la comunità. Io sono un uomo libero e appartengo al regno di Dio. Altrimenti sono un uomo libertino che non appartengo al regno del Signore. Amen. Adesso segue la condivisione della parola. Poi a mezzogiorno usciremo fuori a prendere il vessole. Facciamo una mezz'oretta di condivisione della parola. Se qualcuno vuole esprimere qualche cosa di costruttivo per la comunità, se qualcuno vuole fare una riflessione che può giovare agli altri, una riflessione personale su quello che ho detto, è libero di farlo, sempre all'insegna di quanto ci insegna l'Apostolo. La parola di Dio circoli in mezzo a voi abbondantemente. Ed edificatevi gli uni gli altri. Ecco, dobbiamo edificarci gli uni gli altri. Per cui noi ci esorteremo gli uni gli altri. Non faremo delle critiche alla comunità, almeno in questo momento. Non censureremo questo o quello, ma ci esorteremo gli uni gli altri a perseverare nel bene. Se qualcuno ha da dire una parola ai propri fratelli, su questa linea, se ci possiamo edificare a vicenda, ecco che ognuno dia il contributo a questa edificazione vicendevole. Il microfono, a chi vuole usare il microfono, fin da questo momento. Ebbene, cade a pennello questa catechesi di Padre Matteo sulla libertà dei figli di Dio, che è un termine in cui oggi nella nostra comunità si sente molto circolare, quasi a dire che ognuno nella libertà dei figli di Dio possa fare ciò che vuole. Ora, proprio l'altra volta nel cenacolo che si svolge a casa mia, parlavamo a proposito della messa che segue la preghiera della comunità, cioè la messa del mercoledì, nella fattispecie la messa del mercoledì sera, perché quasi tutti partecipiamo nel nostro cenacolo il mercoledì sera. A proposito di questo, si diceva che c'era libertà di poter scegliere se uno era stanco, che doveva andare a lavorare, ed era nata proprio la discussione anche su questo fatto della libertà. La nostra libertà, cioè la libertà che diceva Padre Matteo, che si attua pienamente nella sottomissione a Dio, ma noi non possiamo dire di essere sottomessi solo a Dio. Io faccio quello che dice Dio e non faccio quello che dice il pastorale, quello che dice la comunità, quello che dice ancora di più il vescovo, il papa. Quindi scavalchiamo tutto per dire che facciamo quello che dice Dio, e in fondo facciamo quello che vogliamo noi. Per cui, se nella comunità ci sono delle regole e noi ci siamo sottomessi a questa comunità, nel giorno in cui abbiamo preso l'effusione abbiamo deciso di appartenere alla comunità della noce. Ora, la comunità della noce appartiene
alla chiesa della diocesi di Palermo, che è sottomessa al vescovo, che è sottomesso al Papa. Tutti stiamo sottomessi. Ora, perché noi carismatici riteniamo di essere liberi? Perché abbiamo lo Spirito Santo e qui ci permette di fare quello che vogliamo, perché siamo liberi e abbiamo lo Spirito di Cristo, di quel Cristo che si fece sottomesso fino alla morte di croce. Quindi rimane sempre il problema della stanchezza fisica che può prendere la sera per la partecipazione alla messa. Ora io mi dicono: tu non lavori e quindi non puoi parlare. Noi che lavoriamo abbiamo la nostra stanchezza, perché dobbiamo alzarci presto, e quindi avevamo pensato di proporre il quesito qui alla prima riunione di comunità. Che cosa è meglio fare per chi dice di non poter sopportare la stanchezza di questa messa serale, pur volendo restare nell'obbedienza alle regole della comunità? Ecco, prendo l'occasione per nella libertà dei figli di Dio decidere che cosa è meglio fare. Le parole di Enrico sono parole di saggezza, e che le parole di saggezza ci vengono da un uomo che soffre è un marchio di autenzia, per cui dobbiamo accogliere queste parole, perché tante volte noi nella nostra autonomia facciamo appello alla libertà dei figli di Dio per fare le voglie nostre, cioè facciamo dire a Dio quelle che vogliamo noi. Diceva Enrico, la sottomissione alle leggi della comunità, alle consuetudini della comunità. Una cosa bella, per esempio, sarebbe se la domenica tutti venissimo a messa allo stesso orario, come sarebbe bello che nel giorno festivo tutta la comunità fosse presente alla messa. Ma comporta un po' di sacrificio, comporta un po' di cambiamento di orari nostri, ma se la messa festiva potesse essere partecipata da tutti, almeno da quelli che appartengono alla stessa parrocchia, sarebbe meglio. Prima la messa era partecipata da molti più fratelli, adesso la messa è alle 9, quella della domenica, però quelli che vanno poi alla messa delle 10 o alla messa delle 12, non sarebbe meglio che venissero alla messa delle 9, in modo che tutta la comunità, almeno quelli che frequentano la messa in quel luogo, siano tutti insieme? Così anche succede questo, che noi partecipiamo alla messa del mattino, poi nel pomeriggio c'è la riunione, la messa l'ho ascoltata stamattina, per cui me ne vado. Questo è un errore, perché la parte più importante della riunione è la sinassi eucaristica, cioè quando la comunità si riunisce attorno alla parola e attorno all'eucaristia. Non ha senso spezzare la parola dell'eucaristia. Gli apostoli davano l'insegnamento, poi celebravano, poi c'era il servizio vicendevole e pregavano. Le quattro colonne erano assidui, ecco l'assiduità, sedere insieme per l'insegnamento, per la frazione del pane, per la preghiera, per il servizio vicendevole. E allora io dico, quando noi ci riuniamo
pomeriggio o la sera, portiamo la scusa che tante volte ce ne andiamo, perché del resto ho ascoltato la messa il mattino o in un altro orario. Invece no, noi spezziamo la comunione, noi spezziamo quella riunione di comunità che comporta la preghiera e la celebrazione eucaristica. Anzi, dico, la celebrazione eucaristica è più importante della preghiera. Questo è un punto su cui voglio richiamare la vostra attenzione. La domenica, quelli che possono cambiano orario, un po' di sacrificio, alle 9 alla Santa Messa, soprattutto quelli che frequentano la parrocchia, perché uno potrebbe dire, beh, una volta tanto io voglio andare di domenica a messa nella mia parrocchia, bene, ma quelli che frequentano, mettiamo la noce, e vanno o alla messa delle 7:30 o alla messa delle 12, perché mi viene più comoda, lasciamo stare la comodità. Se possiamo fare un sacrificio, veniamo tutti alla medesima messa di domenica, così ci troveremo tutti insieme. Una volta era così, adesso non è più così. Ma specialmente quando ci riuniamo nel pomeriggio oppure la sera, la riunione è completa e non è spezzata, il Cristo è unito e non è spezzato, quando partecipiamo a tutta la riunione, la quale comporta accoglienza, preghiera, comunione, cioè partecipazione all'Eucaristia e congedo. Dall'accoglienza al congedo, tutti insieme, le parti centrali sono condivisione della parola, condivisione del pane. La parola si è fatto pane. Non ha senso dividere il pane dalla parola, perché è la stessa parola che si è fatto pane. E noi, la comunità vive, come dice il Concilio, vive dell'Eucaristia. Si vive di Eucaristia. Trova la sua radice di consistenza nell'Eucaristia. La sua compattezza nell'Eucaristia. Ci riunisce sì la parola, ma è soprattutto l'Eucaristia che tiene unita la comunità. Quando non si partecipa alla medesima Eucaristia, c'è la minaccia della divisione nella comunità. Perché il potere unificante sta appunto nell'Eucaristia, mangiata da tutti, partecipata da tutti. Cristo ci fa un culto al corpo proprio quando si dà a noi nell'Eucaristia. Per cui esorto caldamente a non dividere i momenti, non andare alla messa la mattina mercoledì, ma andare alla sera mercoledì, andare il pomeriggio alla messa. Comunque non dividere la parola dall'Eucaristia. Chiaro? Io vorrei permettermi di parlare un po' sull'amore vicendevole. Alcuni anni fa c'è stato il seminario di crescita, credo che molti di noi se ne ricordino. E con una sorella parlammo di una prassi, diciamo, da osservare. Alle volte non si ha voglia di salutare il fratello o la sorella, o perché si è tristi, o perché si è avuta una falsa impressione. Quella sorella, quel fratello mi ignora, chissà cosa ha contro di me, ma che gli ho fatto? Ebbene, a questo punto dovremmo cercare di fare l'esercizio dell'amore, comportarci con quel fratello, con quella sorella, come se lo amassimo veramente con tutto il cuore. Perché non sappiamo se nel fratello o nella sorella ci può essere un pensiero, un dolore nascosto, uno stato d'animo particolare, magari non ci ha visti, magari era distratta. E allora facciamo così, per primi cerchiamo di andare incontro, di abbracciare, di salutare e chiedere come stai, che si dice, i tuoi come vanno, va tutto bene, hai bisogno di qualche cosa, posso pregare per te?
Io credo che se noi veramente facciamo questo esercizio dell'amore, darà buoni frutti e saremo liberi dalle false impressioni, dai risentimenti, ci sentiremo più contenti, perché anche quella sorella o quel fratello che non si aspetta questo da noi, ricambierà con un sorriso, si addolcirà. Scusatemi se vi do questi suggerimenti. Alleluia Gesù. Questo è il problema dell'accoglienza. Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi. Può succedere facilmente questo, che gli amici vanno a trovare gli amici ed è questo un momento di ritrovarsi insieme. E tanta gente resta così isolata, non incontriamo mai il fratello. Invece dovremmo avere questa accortezza in quel momento dell'incontro di andare a trovare il fratello che non abbiamo incontrato, che vediamo solo, che ha bisogno del nostro interesse, interessamento. Per cui un'accoglienza migliore, l'accoglienza non va fatta soltanto da coloro che sono all'accoglienza, ma va fatta da tutti. Ecco perché noi, prima della preghiera, premettiamo l'accoglienza e preferiamo l'accoglienza alla recita del rosario. Non perché non stimiamo il rosario, ma perché quel momento è momento non di chiacchiera, non di combriccola, ma è momento di accoglienza del fratello. Ognuno deve cercare il fratello che ha bisogno di avere una parola buona, interessarsi gli uni degli altri, e poi dopo aver verificato che ci siamo tutti, si comincia a pregare, ci si comincia a mettere a tavola. Quando c'è un invito a tavola, e allora c'è il ritardatario, c'è quello che è impegnato, si attende che tutti siamo presenti, a meno che qualcuno verrà troppo tardi, e poi quando verifichiamo la presenza di tutti ci mettiamo a sedere e mangiamo. Così si fa. Attendetevi gli uni gli altri, attenderci gli uni gli altri. E in questa attesa confabulare con gli altri, interessarci degli altri, perché l'accoglienza è un dovere per noi, fa crescere la comunità.